La cucina Thai o thailandese si contraddistingue tra le varie cucine sia orientali che asiatiche per il bilanciamento dei 5 sapori fondamentali. Sono il dolce, l'aspro, il salato, l'amaro e l'ultimo scoperto, appunto l'umami, che vuol dire saporito. Insieme alla nostra ospite oggi faremo due ricette appunto thailandesi, un pollo con una salsa alle ostriche e una divagazione per il tiramisù al tè matcha. Per il tiramisù appunto ci occorrono intanto le uova. Serena, ciao! Ciao Elena! Ciao! Mi occorrono 500 grammi di mascarpone, va più bene, o meno. Va bene. L'arte di saper mettere il peso giusto. Sì, cara. Tutta esperienza. Grazie ecco mille. Grazie. Ciao Serena. Ciao. Oh, buongiorno Eddie. Buongiorno, buongiorno. Mezzo chilo di petto di pollo. Anzi, mi dai proprio il pezzo intero di petto. Sì. Vuoi che lo lascio intero o te lo taglio? No, no, lasciamelo intero perché sarà cura dell'ospite poi vedere come lo preparerà. Perfettissimo. Grazie, ciao, grazie, buona giornata. Mille. Grazie. L'ingrediente sono i savoiardi per il nostro tiramisù e poi noi possiamo tornare tranquillamente in cucina. Cari Golden Chef, abbiamo una sorpresa eccezionale per voi. Se siete vecchi telespettatori non è proprio completamente una sorpresa, perché la bellissima ragazza che è alla mia sinistra è venuta a trovarci due stagioni fa, ma per tutti gli altri, ciao, come alla stai? No, alla tua sinistra ce ne sono due di no, belle. No, subito alla mia sinistra, poi all'estrema sinistra c'è quest'altra cosa qui che mi ritrovo tutte le mattine e con la quale praticamente devo condividere praticamente questa cucina, ecco. Cari Golden Chef, la nostra Ilenia, meravigliosa. Vatini, Vatini. Buongiorno. Sulimol. Buongiorno a voi, grazie ancora per l'invito. Intanto ben arrivata. Io direi immediatamente su. Ah, aspetta, perché la vigna di Sara è anche una persona che tu conosci molto bene. Sì, Sara. Sì, sì, Sara la trovo veramente una ragazza straordinaria con una grande creatività e sta facendo veramente un bellissimo percorso proprio sì, come imprenditrice. Abbiamo veramente fatto un evento anche insieme, sì, la vigna notturna, sì. Bellissimo. Che brava. Hai visto? L'hai svampato leggermente e delicatamente. Il botto. Wow. Borgo Luna. Sì, esatto. Questo è il Borgo Luna. Questo è Borgo Luna. Devo dire che abbiamo avuto modo di gustare, vero Ilenia, di puntata in puntata, delle bollicine particolarmente interessanti. Non so se tu ami le bollicine. Adoro. Però ci guarda, siamo sacrificati più sì, volte. Sì, più volte. Più e ripetutamente. Una nuova cosa che facciamo praticamente quotidianamente. Grazie. Oggi con Vatini, che è venuta appunto a trovarci. Sì, sì. Famosa food blogger, nonché mamma, nonché scrittrice di libri, nonché avvocato. Se avete bisogno, è civilista, penalista, non si sa mai se. È tutto. Ecco. Allora un brindisi per iniziare. Grazie. Alla grande la puntata sì, di Due Chiacchiere in Cucina di oggi. E buon anno 2018. Certo, assolutamente. Bravissima. Vai con la pubblicità. Ed eccoci ai fornelli, anzi eccole ai fornelli, Ilenia e Vatini, no, ma è giusto che sia così. Prima però io ho un compito, Vati, accompagna per cortesia la nostra Ilenia, sì, perché vorrei passare ai Golden Chef quelli che sono gli ingredienti della prima ricetta di oggi. Un tipico piatto Thai, ovvero il pollo in salsa di ostriche. Prendete 250 grammi di petto di pollo, 4 cucchiai di salsa di ostriche, e 5 pak choi. Bene. Un cucchiaio di olio di semi, un cipollotto, un cucchiaio di zucchero e foglie di menta. Andiamo quindi a preparare insieme a Vatini Subimol questo pollo in salsa di ostriche.
Pronta, maestra? È inquadrato, lo stavano inquadrando in questo momento. Facciamo vedere questa insalata. Vuoi spiegare per cortesia perché è una verdura, un'insalata, cos'è? Allora, è una specie di cavolo, fa parte della famiglia del cavolo cinese. Certo. Anche se dall'aspetto assomiglia più alla bieta, o alla bietola. È vero. Sì, sì. È proprio, tra l'altro, una verdura tipica thailandese. Perfetto. Ma si trova ovunque nello street food, soprattutto nello street food, perché? Perché non richiede il frigo per, insomma, per essere conservata. Esatto, quindi rimane abbastanza fresco per più giorni, non si rovina mai. Benissimo. E poi soprattutto si cuoce in pochissimo tempo. Grazie, perché mi pareva giusto, no, Ilenia, che spiegassimo anche così le meraviglie del mondo. Viene servito solo come accompagnamento o può essere anche presente come piatto principale il pak choi? Anche come piatto principale. Allora, questo tra l'altro è una variante del pak choi. Il pak choi è un po' più grande. Okay. Questi sono piccolini, si chiamano bok choi. E ho preso questo perché è proprio la variante che si trova anche nei supermercati grandi qua in Italia. Quindi è facile anche la grande distribuzione italiana. Questo sì, li stanno già importando. Bok choi si chiamano, quindi bok piccolini, choi, invece pak choi è quello più lungo, più lungo, più grande. Abbiamo lo scalogno in questo caso, come valida alternativa, certo, anche se non dovessimo trovare giusto il cipollotto. Sì. Te lo taglio molto sottile. Va bene, perfetto, grazie Ilenia, grazie. Allora, dicevo che si poteva anche cucinare semplicemente proprio con solo la verdura, come fosse un piatto unico, magari con la salsa di soia, con un po' di olio, un po' di soffritto, perché anche in Thailandia si mangia tantissima verdura fatta saltata. Infatti io trovo che sia un paese fantastico, ma Enrico penso che abbia adottato praticamente la cucina thailandese, no? Allora, invece la nostra Ilenia che sta tagliando lo sottile lo scalogno, e questo servirà come base? Sì, esatto, il nostro soffritto, quindi se non abbiamo cipollotto possiamo anche usare dello scalogno. Il cipollotto thailandese tra l'altro è un po' diverso rispetto al nostro, è molto sottile ed è più verso il porro che verso il cipollotto. Ah, ho capito. Purtroppo non l'abbiamo trovato, però va bene anche lo scalogno, come dice Cracco, sai, lo scalogno. Ma certo, a parte che io lo adoro. Perfetto, lo possiamo accendere. Sì. Attenta. Lasciamela qua dopo perché devo tagliare il pollo. Guarda, io te lo sono spostata, posso mettere l'olio? Te lo sono spostata per agevolarti. Olio di semi in questo caso, giusto, perché non avete olio d'oliva, no, immagino. No, esatto, proprio per le condizioni climatiche. Certamente, anche per impossibile per gli olivi nostri. Esatto, crescere. Esatto. Quindi noi abbiamo l'olio di semi normale, okay, e addirittura proprio quello più usato è proprio l'olio di semi di arachide, quindi perfetto. Ah, tra l'altro noi siamo assolutamente in tema, questo volevi dirci. Ma dovete sapere una storia bellissima di Vatini, che praticamente lei da bambina aiutava in cucina la sorella, che era lei la sorella più grande, giusto? Io sono più grande. Che era lei quella brava a cucinare praticamente, e tu invece eri quella che, vabbè, insomma, ti devo dare una mano, che il garzone di bottega. Il garzone di bottega, brava Ilenia, quella che lavava i piatti, quella che sparecchiava la tavola. Addetta alle pulizie. E invece adesso c'è tua sorella che ogni volta che ti guarda, visto che sei diventata una famosa food blogger, e dice: cos'è successo a sta ragazza che non cucinava neanche un uovo? Esatto. E adesso una food blogger, che è successo? Com'è che si dice quando, non ironia della sorte, la legge del contrappasso? Certo, si bravissima, dice così. Brava. Proprio così, io che ero addetta praticamente solo al lavaggio dei piatti, perché odiavo cucinare in realtà, grazie al blog ho cucinato, ho iniziato a cucinare, e lei ancora oggi è incredula. Mi dice, mamma se dovessi mia dire la verità a tutti, io ti rovino. Mi dice, io ti rovino. In realtà tu sei talmente carina, praticamente l'hai presa a contropiedi e lo stai raccontando a tutti che odiavi cucinare. Sì, invece sì, la nostra Ilenia, che ha sempre amato cucinare, guarda che brava. Brava, grazie. Sì, io sempre, sì, ho sempre sfaticato, però con un grande successo. Tra l'altro ora Ilenia sta tagliando il pollo proprio a striscioline, che come andrebbe fatto? Come andrebbe fatto proprio in Thailandia. Teniamo conto che si parla di un paese povero, quindi noi non abbiamo mai avuto la carne o il pollo a disposizione in grandi quantità, e quindi si mangiavano piccoli bocconcini che ci dovevano bastare per tutto il pasto. Capisci? E questa è l'origine per cui si taglia sempre a fettine sottili. Ah, bellissima questa cosa. Sì, però, insomma, strada. Beh, d'altro canto, insomma, bisogna essere anche virtuosi in un certo senso, no? E poi voi avete una fantasia, senza esagerare. Esatto, ma hanno anche fantasia nel poi modificare varie ricette con lo stesso ingrediente. Sì, e lì è anche una questione di intelligenza, di conoscenza. Certo, di cultura alimentare. Ma scusami Vati, praticamente voi che tipo di carni utilizzate, a parte il pollo? Allora, tanto il pollo e il maiale. Okay. Il manzo è praticamente rarissimo. Sì. È uno perché non ci sono gli allevamenti proprio per lo stesso discorso di prima, climatico e di paese. Esatto.
viaggio. Sì. E poi anche per il discorso religioso, perché gran parte dei buddisti è di quel ramo che in realtà crede nella sacralità della vacca. Giusto. E quindi per loro la vacca, la mucca, giusto, comunque assolutamente, è preferibilmente che non si toccano. Sì, perfetto. Quindi tanta gran quantità di pollo e di maiale. Di maiale, sì. Arrivati a questo punto, che cosa ci allora, abbiamo tagliato di fare, ora, care le mie signore? Allora, facciamo una cosa che è tipica, la marinatura. Okay. Quindi basta che versiamo, esatto, il pollo qui dentro. Con un cucchiaio, anche così, versiamo della salsa di ostriche. La salsa di ostriche è proprio una salsa tipica thailandese, infatti sì, è molto difficile purtroppo da trovare, però nei negozi etnici... Io penso etnici, che anche online forse sì, si online possa trovare. Sicuramente. Ovviamente magari individuando una marca è meglio sì, sì, sapere. Esatto, esatto. Oppure nei negozi etnici delle nostre città, ecco, quasi vedi, tutti ce l'hanno. Ce l'hanno. Solo sì, salsa di ostriche? So, qua va bene solo la salsa di ostriche. Come sapore, com'è? Me lo chiedono tutti. Sì. Perché che cosa ha a che fare con le ostriche? Ma in realtà di ostriche diciamo c'è poco, è più un concentrato, diciamo, è una salsa di soia concentrato, okay, di sale, è anche molto dolce, ha un sapore molto forte. Quindi in realtà per chi non ama tanto il pesce, senza far nomi, sì, Elena, sì, però effettivamente ecco, ha un profumo abbastanza di soia, di sì, salsa, ah, sì, ecco, sì, precisamente. Sì. Ok, basta un po' di marinatura. Esatto, quanto dovrebbe marinare? Allora, io faccio anche dai 3 ai 6 minuti, non tanto, perché sì, comunque essendo già la carne a striscioline assorbe bene la marinatura. Io c'è bisogno di tanto tempo. No, no, okay, no, assolutamente. Okay. Infatti no, tra pochi già, minuti eravamo già preoccupati siamo per già pronti, le tempistiche. No, 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 anzi abbiamo intanto facciamo dorare. Di trasmissione, Elena, cosa vuoi che sia? No, lo ascolta, so, che poi la cucina thailandese, diciamo che è l'unica tra le cucine orientali che presenta i 5 fondamenti appunto dei sapori, tra i quali sì, anche l'umami, che è quel il gusto saporito sì, di la proteina appunto. Ho che capito, si trova nella carne, quindi vero, è una cucina che presenta il dolce, l'amaro, l'acido, cioè proprio una complessità di sapori unica. È una cucina mondo, bella, poi secondo me sarà anche povera come dicevi tu Vatti, però è una cucina bella, avete un'eleganza innata che riuscite a trasporre anche nei vostri piatti. È vero, sei d'accordo? È vero, è vero, sì, è vero, ecco, ma infatti molti chef vengono proprio in Thailandia per approfondire un po', vedi, le tecniche della cucina thai. Ad esempio ho conosciuto anche chef italiano, se posso fare un esempio, certo, Nicola Batavia, lo sì, chef, e lui usa tantissimi elementi di contaminazione, quindi qualcosa della cucina thai nei piatti italiani. Che ha un appeal molto no, forte. No, ma incredibile, certo, sì, 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 perché poi vengono fuori dei gusti pazzeschi. Esatto. Andiamo, possiamo a... fare? Possiamo, ci siamo, sì. Vado io? Vai, cara. Grazie. Allora, quindi soffritto in questo caso di scalogno o cipollotto o cipolla insieme con l'olio di semi, in questo caso di okay, arachidi, e il pollo marinato con la sì, salsa di ostriche. Quindi andiamo ad alta temperatura sì, perché va scottato per va, bene. Esatto, giusto? E poi perché così richiamiamo un po' la cucina dello street food, dove ci sono questi wok su queste che fiamme. Che bellissimo, sì, sì, fantastico, sì, quindi una cottura di pochi minuti, ma una cottura ad alta temperatura a fiamma praticamente rovente. Anche perché molto in questo veloce, caso tutto il nutriente rimane all'interno sì, del pollo. Sì, sì. Posso chiederti, cara, se mi dai un mestolo così facciamo guarda, girare un po'? Tutto va bene questo. Sì, ah, okay, va bene questo. Benissimo. Grazie. E tu mi hai messo anche lo zucchero. Lo zucchero, sì, perché i piatti thailandesi, vero Enrico? Sono molto sono dolci? Un po' dolciastri, okay, sì, è proprio una caratteristica tipo, però non dà fastidio, cioè non è nauseante. Non è esagerato. No, no, no. È l'equilibrio di cui parlava prima, è proprio Elena, dolce e salato. Insomma, tu sei diventata una food blogger praticamente un 17 anni fa, no, a parte che sei giovanissima, voglio dire, sei molto giovane, non fare quella faccia, sei molto giovane, grazie, ma hai cominciato molto presto a renderti conto che il cibo non era solamente, diciamo, la poesia del tuo paese, a cui tu sei molto legata, e parleremo anche del tuo libro, La mia storia thai, ma hai scoperto che era veramente una passione, ti ha preso talmente tanto, hai deciso di cominciare a preparare le ricette, a condividerle, e sei diventata praticamente molto social, giusto? Sì, sì. Ma ho aperto il blog quando nel web non c'erano così ancora tanti blog, anzi l'avevo aperto quasi sotto anonimato, il mio nome è Vatimi, e io avevo usato il nickname Vati, V-A-T-Y, ecco, così. Vati era carino, che però è il diminutivo con cui perfetto, praticamente tutte le food blogger sì, ti conoscono. Sì, 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 e esatto. E da lì è partita questa avventura. È partita l'avventura, ma casualmente, perché in realtà l'obiettivo era di scrivere della mia storia. Ho sempre voluto raccontare, più che raccontare, esorcizzare, no? Quello che provavo dentro, i ricordi di questa vita un po' particolare, di un'infanzia in Thailandia, di quella volta in cui sono arrivata in Italia e dove la mia vita è cambiata totalmente.
ho iniziato quindi a scrivere proprio cercando di mettere insieme questi piccoli ricordi, talvolta dolorosi perché in Thailandia eravamo poveri, perché mi mancava la nonna, e talvolta allegri perché magari appunto c'erano degli aneddoti particolari, certo, dove non so, un pezzo di carne mi rendeva felice perché per noi era festa, non insomma, poter mangiare. Io quando sento la sua storia, ma è una storia veramente molto bella, che troveremo all'interno del libro. Tante storie, sì, sia Thailandia che sia Italia o altro, sì, c'è, siamo tutti accomunati. Sì, insomma, lei ha cominciato a raccontare praticamente nel suo diario, in questo blog, sì, la sua storia. Proprio così, il diario. Finché la tua famiglia ha detto basta, non essere così triste, non raccontare più solo cose tristi, visto che sei una persona così solare, così sorridente. Ed è stato un bene, secondo me, che ti abbiano spinta, è vero o no? Sì, a trovare la tua parte solare. Si è aperto un portone. Inizialmente ero rimasta male perché una delle mie sorelle mi scrisse e mi disse: ho saputo che hai un blog dove racconti della storia della nostra famiglia. Non aveva molto gradito. Non aveva gradito perché purtroppo appunto parlo di questa mia sofferenza, essendo cresciuta in una famiglia dove il mio padre non era il padre naturale ma era il patrigno, che a differenza di mia sorella invece che il suo padre era suo naturale, padre vero, certo, esatto. E quindi niente, per rispetto nei loro confronti ho smesso di scrivere questa storia e ho iniziato a scrivere di ricette, quindi di cibo thailandese, certo, e ho scoperto ancora in tempi ancora non sospetti che l'unico modo per trasmettere la bontà di un piatto era di renderlo particolarmente bello, scenografico, sì, nella foto doveva essere tutto, tutto. Non poteva pur non assaggiare, essendo una fotografa, perché esatto, so sì, la no, tua storia appunto, e oltretutto è molto ricercata perché tu hai un tuo metodo di scatto, sì, sei molto diafana, no, nelle sì, foto che sì, fai sì, ma molto casalingo perché comunque sì, mi piacciono le foto chiare, queste foto dove il piatto emerge quasi da una profondità, certo, celestiale, perché ma è tutto tu pensa molto luminoso. Vedi, è la stessa cosa che è toccata a te, vedi queste cose che vengono fuori perché ce l'avete nell'anima, lo spirito, sì, ragazzi, deve buttare fuori. Deve venire fuori, concordo. Invece mi dispiace, ma adesso possiamo, facciamo vedere velocemente, sì, che ci siamo che quasi. Mettiamo, ecco, il nostro pak choi. Sì, pak choi. O bok choi. Bok choi perché è piccolo, perché è quello piccolino. Perché sì, adesso hai delle cose da dire velocissimamente? No, va bene che mettiamo del bok choi. Se vogliamo magari un po' più di salsina possiamo aggiungere un filino di acqua, se vogliamo. Lo zucchero facciamo, okay, verso la fine. Benissimo, facciamo tutto cuocere questo perché, cara la nostra Vati, nel nostro salotto buono abbiamo degli ospiti importanti, ci parlano ogni volta di eccellenze meravigliose. Resta qua con noi. Oramai la quarta stagione di Due Chiacchiere in Cucina, diciamo che ci permette di vivere in maniera diretta, come posso dire, la vita dei vini grazie all'AIS Veneto, l'associazione in questo caso rappresentata dal presidente Marco Aldegheri, ben arrivato. Grazie a voi. Ed è una serie di stagioni che di volta in volta ci ha messo veramente tanta curiosità. Abbiamo imparato tante cose da voi, i vostri sommelier sono diventati degli amici per i Golden Chef e anche tu oramai sei un viso notissimo. C'è una cosa che mi ha sempre molto incuriosito. Io sono un'appassionata di vini, ma insomma, diciamo nelle piccole cose, dico, oh, che buon profumo, ma se io volessi imparare a conoscere i vini, che cosa mi consiglia di fare il presidente di AIS Veneto? Beh, diciamo che per quello che ci compete c'è la possibilità di fare un'attività formativa vera e propria, quindi infilarsi a capofitto in un percorso di un certo tipo, un corso vero e proprio, quindi la soluzione migliore potrebbe essere quella, e quindi passare da un approccio diciamo un po' più scherzoso e un po' più, come dire, ludico, anche comunque a un'attività formativa che riesce anche a costruire un background importante per poter affrontare questo mondo sia in modo molto scanzonato ma anche in modo molto professionale. Sì, però ci si diverte, certo, ai corsi sì, di AIS Veneto, giusto? Io dico sempre che non ce la fa fare nessuno di passare 15 sere e sorbirsi dopo una giornata lavorativa a un relatore anche di alto profilo che riesca a darci, vuol dire, quindi deve comunque scattare la miccia, e il mondo del vino da questo punto di vista ha dalla sua questa grande fortuna. Certamente, può arrivare chiunque, chi
non ha mai conosciuto il vino, ma è curioso, chi invece magari ha già una piccola infarinatura, è aperto a tutti praticamente. Certo, è aperto a tutti, e spesso mi fa piacere che tu mi fai questa domanda, perché spesso c'è, come dire, una sorta di distacco rispetto al mondo del vino, soprattutto rispetto ai professionisti del vino. Tu sai meglio di me, certo, quanto nel mondo della TV la figura del sommelier giustamente, sì, è stata ripresa per un atteggiamento a volte che crea un po' di distacco. Il vino, sì, invece è uno strumento, vuol dire che avvicina, che deve avvicinare, quindi il corso deve essere semmai la possibilità di poterci avvicinare alle bottiglie, costruire un minimo di conoscenza, ma finalmente anche sentirsi a proprio agio con una bottiglia o con un bicchiere in mano. Sì, almeno uno sa che cosa va a bere, ma anche quando è il momento di andare a fare gli acquisti, per esempio se io dovessi venire a scegliere i vini, io conosco molto bene il vostro sito, mi dà la possibilità di decidere con più consapevolezza magari che tipo di vino acquistare, giusto? Certo, diciamo che le esigenze, o meglio le motivazioni per le quali il nostro grande pubblico arriva ad affrontare un'attività formativa di questo tipo, a volte sono anche le più disparate. Certo. A volte sono estremamente professionali e va benissimo, magari uno deve aprire, e in altri casi invece altre sono molto legate a una passione recondita, che se bene o male siamo in un territorio che è impregnato di vino. È vero. E quindi quella cultura in qualche modo, sì, o in modo diretto o indiretto, in qualche modo ti arriva, e quindi prima o dopo ci sta che scatti questa scintilla. Sono convinta di questo. I corsi che, diciamo, nell'arco dell'anno, quando, che cadenza hanno? Perché parlavamo di 15 appuntamenti, 15 serate. Diciamo che mediamente c'è una cadenza settimanale, sono, sì, una quindicina di appuntamenti per ognuno dei tre livelli. Si inizia naturalmente dal primo livello e poi nel tempo si prosegue. Questi 15-45 a seconda di quello cadenza, che uno vuole fare. Diciamo che con una cadenza semestrale, se uno molto regolare, molto ligio all'impegno, riesce nell'arco di un anno e mezzo a portare a termine l'intero percorso formativo. Che soddisfazione. Comunque, se vogliamo saperne di più, basta andare sul sito di Ice Veneto, www.iceveneto.it, c'è uno spazio, una pagina vera e propria dedicata ai corsi, dove è possibile prendere tutte le informazioni e i dettagli del caso, ma anche scegliere il corso più vicino a casa propria, per esempio. Ah, tra l'altro, perfetto, sì, perché qui vi spostate, siete spalmati a macchia d'olio in Veneto. La struttura formativa di Ice Veneto è collocata in tutte le province del Veneto, propone ogni semestre quasi una trentina di corsi, quindi c'è veramente l'imbarazzo. Ma è bellissimo, facilissimo. Come è stato bello averti qua, Marco Aldegheri, grazie Presidente, grazie di Ice Veneto, e naturalmente si ritorna in cucina. Fateci un pensierino, i corsi fanno bene anche le coppie. Beh, profumi meravigliosi che ci riportano a un paese meraviglioso. Ilenia commossa dalla storia della nostra Vatini. Sempre io. Vero? Una ragazza che però, diciamo, ha vissuto la sua epifania, ma ne parleremo dopo, nella seconda ricetta, perché questo per far capire che, come diceva prima Vati, molto spesso la vita, no? Dice, vabbè, si è chiusa una porta, poi improvvisamente si apre un portone. A te è cambiato tutto, no, Vati? Vero. Per quanto riguarda la tua vita personale, sì, professionale. Oltretutto, non solo food blogger, ma anche avvocato di grido, lavori a Bergamo. Lavoro a Bergamo, sì, sì, e di recente ho proprio firmato un accordo per diventare socio di uno studio legale molto grande a Bergamo. Fantastico, sono felicissima. Questa è una notizia meravigliosa. Sì. E quindi, e tua figlia sarà felice di questo? Mia figlia dice che non vuole fare l'avvocato, dice, mamma, ho capito che si lavora troppo, quindi Sofia, non lo voglio fare. Anni. Si lavora troppo, allora. Sì, che sono sempre in giro. Immagino. Ecco, abbiamo impiattato, poi è tipica della cucina proprio thailandese il coriandolo, so che in italiano non piace tanto, però sì, lo mettiamo proprio giusto in rappresentanza, ecco, della thailandesità. A chi non piace il coriandolo, il prezzemolo. Lui ha una fogliolina, sì, che non mi ricordo il sapore. Ecco, vorrei tanto sapere cosa ne pensi, perché alcuni mi dicono, è troppo metallico. È buonissimo. È buono. E poi menta. E la menta, mi piace tantissimo perché è fresco. Anche Riccardo, questo è opzionale. Coriandolo, ecco, fantastico. Volete. E questo è, voi, è mio marito. Davvero? Quando messaggi criptati a mio marito. Coriandolo, fantastico, numero uno. Bene, perché spesso non piace, però... No, è veramente buonissimo. Vado. C'è un retrogusto molto speziato. Ascoltami, questo va servito anche con gli spaghetti, volendo? Volendo, meglio il riso. Cioè, il riso, sì, come fosse il pane, quindi una base di riso, mm-hmm, riso bianco cotto al vapore, e poi la carne sopra. Che a me piace molto il pane. Con l'assorbimento poi del sughetto. Del sughetto, esatto. Beh, che proprio voi utilizzate così come pane, poi, sì, oltretutto, il riso, pane. Esatto, il vostro, sì, pane. Allora, io direi che... Insomma, è un piatto semplicissimo. Esatto, che però ha una varietà, sì, di profumi. Sì, sì, di... sì, sì, sì. Assaggiamo?
Davvero? Certo. Dopo. C'è il sommelier. Come dopo? E dopo, aspetta, perché c'è il sommelier. E tu, dobbiamo andarcene adesso, c'è il sommelier che arriva. Chissà con che cosa andrà abbinato questo piatto thailandese. Con una forchetta. A tra poco. Ilenia, buongiorno. Ma buongiorno, oggi ti accolgo in Thailandia. Che meraviglia. Sì, con questo pollo thai in salsa di ostriche. Diciamo un piatto leggermente sapido, anzi un po' sapido. Con una bella aromaticità e persistenza gusto-olfattiva. Certamente, anche abbastanza prolungata, perché poi abbiamo anche la menta e il coriandolo. Oh, meraviglia. Allora ho scelto un vino chiaramente che ben si abbina a questo tipo di piatto. Un vino che ha una grande morbidezza e un Gewürztraminer dell'Alto Adige. Chiaramente è un vitigno aromatico, quindi anche una ricchezza olfattiva importante, ma una persistenza gusto olfattiva anche notevole e grande morbidezza. E la morbidezza mi serve per contrastare questa sapidità e la persistenza aromatica intensa del vino, importante per reggere la lunghezza gustativa del piatto. Questo è un concetto importante, cioè lunghezza gustativa del piatto e persistenza aromatica del vino devono essere equipollenti. È un principio importante per noi dell'ICE. Guarda che bello questo colore giallo, quasi dorato, con dei riflessi dorati. Vedi come scorre lento perché è ricco di alcol, 14% di alcol. Proviamo a metterci il naso sopra. Senti queste note di frutta tropicale, bellissimo, papaya, mango, lici in particolare, questo fiore d'inverno, il calicanto che adesso fra un po' sboccerà, che è meraviglioso, ma proviamo a assaggiarlo. Sì. È sempre un piacere. È un piacere, sì, perché al naso ti dava l'impressione di avere un vino dolce, quasi dolce, invece non è affatto dolce, è secco. Perché non c'è residuo zuccherino, è bassissimo, abbiamo 4 grammi litro di residuo zuccherino, ma acidità e sapidità che mi servono per andare in contraltare con la tendenza dolce del piatto, ma soprattutto questa morbidezza, senti come avviluppa bene suadente. La bocca, suadente, benissimo, mi va benissimo in contrasto con questa sapidità che nel piatto è veramente importante. Lo chiamiamo un po' un vino imbroglione. È un vino perché che al naso ti dice qualcosa, poi in bocca è un'altra cosa. E quindi bisogna sempre assaggiare, vero? Però invita al riassaggio da morire. Assolutamente sì. Cin cin, a tra poco. Ritrovati cari Golden Chef, siamo con la nostra amica Vati, Vatini Suvimol. Naturalmente ricordiamo che direttamente dalla Thailandia, ma virtuale questa cosa, perché in realtà tu da quanti anni sei italiana? Allora, io sono italiana praticamente da più di 30 anni. Quindi sei arrivata qui, che ribina. Un mese, sì. Perché a 30 anni? No, la verità è che sì, ho 38 anni, sono arrivata a 6 anni e mezzo e a quasi 9-10 anni sono diventata cittadina italiana. Ecco. Ma in realtà sono tornata a vivere in Italia perché ho viaggiato un po', sono fissa in Italia dal 1993 circa. Una storia ricchissima come la seconda ricetta che andiamo a preparare, grazie Vati. Oggi veramente scoprirete le meraviglie del tiramisù in un'altra delle tante tantissime versioni, questa è la versione Thai della nostra amica Vati, il tiramisù al tè verde matcha. Allora vi servono 2 cucchiai rasi di tè verde matcha in polvere, facile da trovare, comunque sia anche questo, 150 ml di acqua, 2 uova, 4 cucchiai di zucchero, 250 g di mascarpone e 22 di savoiardi. Sì, giustamente voi avete fatto un po' così con la testa, ma il tè matcha non è proprio difficile da trovare, perché anche dalle nostre parti ci sono dei negozietti dove ci sono dei caffè particolari, dei tè particolari, e il tè matcha, il nostro comune amico Leonardo Feltrin, davvero? Lui lo trova, eccolo qua, guardatelo, se lo possiamo dare. Grazie dall'alto se riesci, perché ha è una polvere finissima e ha un colore e un profumo che ovviamente in questo momento non si può sentire. No, vedo che non riescono a far vedere dall'alto, ma non importa. Allora, eccolo qua, grazie. Sono 22 savoiardi, non 22 grammi, scusa, hai ragione, perché 22 grammi quanto sarà? 2 savoiardi. 22 savoiardi, hai ragione, grazie Enrico. Che poi se sono anche 40...
perché io ho preso mezzo chilo di mascarpone. E vorrei mica buttare via tutta quella roba, scusa. Cristina, mi aiuti a accendere il fornello per l'acqua? Mi stiamo a bollire l'acqua. Quindi la differenza... Io farei così, 7-8. Va benissimo. Okay. Quindi anziché mettere il caffè... vedo. Sì, magari aggiungiamo basta ancora. Poca, no? Magari un pochino. Un po' di tempo? Sì, un pochino, benissimo. Sì. Ma guarda, io te le metto così, poi... Esatto, regolo. Praticamente va a sostituire la quantità della bagna al caffè. Anziché fare la bagna al caffè, facciamo la bagna al tè. Al tè verde, esatto. Verde. Ok, grazie. Allora, ok, perché andrai poi a scioglierlo. Esatto. Io invece sì, ho sì. separato i tuorli dagli albumi. L'hai fatto tu, grazie, che io mi fido solo di te, perché non è facile talvolta, sì, è vero, insomma, separare. Vado a montare gli albumi. Giusto. E in questo caso i tuorli andiamo a montarli con lo zucchero che rimane dai 4 cucchiai, giusto? Giusto, cara, grazie. Ok. Sappi che perché sei tu che concedo la variazione sul tiramisù. Lo so, lo so. Che poi siamo in territorio veneto, quindi... Assolutamente. Un territorio molto delicato. Poi ognuno ha le sue ricette. No, faccio bollire un attimo. Ok, allora io mi prendo i 3 cucchiai e poi il resto va bene, tuo. Cara. Uno. Due. Tu quante ne metti di zucchero nel tuo classico tiramisù, Ilenia? Guarda, io sono sempre molto fantasiosa in questo. Vai, cioè... a occhio. Ah, to taste okay, proprio. Non si dovrebbe dire uso il cucchiaino io. perché vabbè, sai che sono fiscale in questo. Vabbè, ma se lo fai tu, scusami. No, però quello stesso, io dico sempre non è giusto che vengano messi. Sai che ogni tanto ti arriva la sberletta sulla mano non quando so metti... di cosa parli, sì. Ma sai che mi schiaffeggia quando tento di andare ad assaggiare col dito? Come i bambini mi tratta. Sei severa. So. Allora, io no, sono abbastanza rigida in cucina, devo ammetterlo. Però ci sono delle cose che non sopporto ed è proprio mettere anche il cucchiaio, assaggiare no, poi no, il riso. No, così no. No, no, non esiste. No. Sì, oppure sì, il dito. Esatto, vabbè, il dito, se mi sono lavata le mani, sono qua in cucina della mia amica Ilenia, poi mica ci ripasso il dito di nuovo. Scusami, vabbè, invece scusami, andiamo adesso a sciogliere il tè. Così, va bene. Che poi tu al mattino vedo che fai bevi sempre il cappuccino. Io adoro il cappuccino al tè matcha, che è una cosa che si trova tantissimo all'estero, anche nelle grandi catene, tipo Starbucks. Ma tu hai girato un casino, sì, hai girato tantissimo. Ho girato un po', sì. Germania, Singapore. Sei stata veramente in un sacco di posti, quindi parli anche molte lingue. Parlo abbastanza bene l'inglese, perché ho fatto le scuole inglese internazionali, quindi mi è rimasta come lingua. Certo. E poi, avendo vissuto in Germania, parlo un po' ancora il tedesco. Anche il tedesco, che aiuta. Che aiuta tanto, sì, quando vado a sciare. Faccio sempre quella che riconosce il tedesco. Diciamo, il tuo peregrinare era, diciamo, alla base della tua ricerca da food blogger praticamente anche, no? Beh, mi ha aiutato tanto, cioè l'esperienza del viaggio aiuta, arricchisce, apre la mente a tante cose, non solo alla lingua. Di gente che non esce da Asolo, per dire. Ma mica vero, eh? Vabbè, sei stata a Napoli, cosa vuoi che sia, non lo so. Tesoro, sono stata a Napoli, sono stata a Milano, a Bologna, e in Islanda. E in Islanda, ma è tanto lontano! L'Islanda. Invece volevo far raccontare alla nostra Vati la storia delle bloggalline. Ah! Questo gruppo su Facebook è nutritissimo. Pensate anche all'ironia, l'autoironia di queste ragazze. Sì. All'inizio eravate pochissime. Sì, vabbè, è nato per scherzo, nel senso che c'era un gruppo di circa 5-6 food blogger, e una ragazza ha creato una chat chiedendo aiuto alle altre, una specie di SOS su Facebook, e io ero stata inserita perché tutti sapevano che era avvocato, certo. E quindi mi dissero, tu che sei avvocato, che cosa devo fare? Ho subito questo torto, no? Allora, dal punto di vista del blog, il torto può essere una ricetta rubata, una foto soprattutto, rubata, esatto, le foto, sì, ora, sì, l'ho già messo, non che le food blogger poi siano, insomma, dei grandi chef, però visto che noi ci mettiamo tutto il cuore, la passione, il tempo, la tua ricetta per questa cosa, per l'altra cosa, è tua, giusto? E se qualcun altro prende e se lo incolla sul proprio blog senza citarti, insomma, uno ci rimane un po' male. Vedessi come si arrabbia Ilenia quando tento io di rubarle le ricette.
chiedere. No, a me è successo invece che mettano dei corsi di cucina a mio nome che poi no. Io non ci sono. Ah, beh, ma questo è un classico. Ma questa cosa è gravissima. Sono iscritta al tuo corso. Si chiama spendita del nome illegittimo a livello legale. È vero, no, però ma è gravissimo. Sai, ci sono delle situazioni in cui non è così semplice. Io ho passato anni della mia carriera radiofonica in cui mi sono ritrovata a scoprire che avevo presentato, dovevo presentare delle serate in giro, ma non ne sapevo assolutamente nulla. Però quindi usavano la tua immagine per avere più visibilità. Esatto. Però allora, dalle blog galline, sì, cosa partita per scherzo, poi alla fine nel giro di pochissimo siete arrivate poco meno dei 500 soggetti, praticamente. C'è un'altra cosa, perché tu sei una cofondatrice di un network che permette ai food blogger di imparare il mestiere e di trasformarlo in mestiere. Proprio questa è una cosa che mi piace da marchi. Sì, è una cosa di cui sono fiera anch'io, quindi siamo nati quasi per scherzo in un gruppo con un nome assolutamente autoironico, Blog Galline, perché? Perché eravamo quasi tutte donne, certo, quindi tante gallinelle, certo, ma e tutte avevamo un blog, spesso blog di cucina, quindi ci siamo battezzate così ironicamente e già tra di noi si diceva, aggiungo? Sì cara, vai pure, c'è già il mascarpone, classico come esatto, per fare la crema tutto al mascarpone. Visto che mascarpone. Ok, non varianti che sono più dietetiche, meno grasse, esatto, esatto. Ah, perché c'è chi dice sì, la ricotta, va bene per fare i tortelli o la torta alla ricotta. Vero? Io sono d'accordo, adorabile, ragazzi, il mascarpone è buonissimo, sì, cioè non si può sostituire un mascarpone. Sono d'accordo. Assolutamente. Allora, dove eravamo? Dicevo, e quindi abbiamo sempre detto sarebbe bello veramente poter fare qualcosa, sì, sai, il classico sogno di un gruppo nato dal basso. E nel mio percorso di essere blogger, di essere un po' diciamo a capo di questo gruppo virtuale, ho avuto anche la fortuna di incontrare un editore che in quel momento addirittura voleva investire sul web, perché era il momento dei grandi blog di cucina, dei grandi portali, e mi disse perché Vati non facciamo qualcosa insieme, il tuo gruppo è pazzesco, le food blogger sono veramente bravi con le foto, cucinare, certo, facciamo un portale. Quindi insomma il sogno poi si è concretizzato e oggi siamo un network infatti di circa 300 food blogger. Aspettiamo anche Ilenia presto. Poi, vero Ilenia? L'ho anzi, promesso. No, ma devi special guest, quando ci sono queste grandi realtà, tu hai paura di entri in punta certo, di piede, perché chiaro, io cucino certo, ma con le foto, però, insomma, Vati, mi applico. Devi sapere che però lei ha una caratteristica, perché voi food blogger praticamente fate le foto, invece Enrico confermi, lei fa i video. Lei fa i video perché non è capace, è l'unica persona al mondo, quando Enrico deve fare le foto per i nostri social, che si muove durante le foto, hai capito? Quarta Enrico, stagione ultima, Enrico, ve lo dico. Enrico ogni volta le dice, Ilenia, non è un video, è una foto. Niente, niente. Scusate. Allora, nella mia pigrizia, l'unico momento in cui io mi muovo è quando è il momento della fotografia. Va bene, va bene. E quindi grande, cioè, grande professionalità anche per i food blogger. Sì. Quasi tutte donne, penso. Quasi tutte donne, ci sono anche degli uomini, anzi gli uomini giustamente hanno un po' più spazio. Salutiamo facciamo Luca Sessa, lo salutiamo. Sai che mi ha detto di salutarti, ero al telefono con lui, ecco, prima, ho parlato di Ilenia, salutamela tanto. Lo aspettiamo. Sì, glielo dirò senz'altro, è molto e quindi, bravo. Insomma, è bellissimo scoprire che grazie a questo network praticamente possono nascere delle professionalità con una tutela legale che è fondamentale, perché poi ti trovi persa. Tu hai dovuto anche studiare, a parte quello che già conoscevi come legale. Sì, e devo dire che questa cosa ha molto rassicurato le food blogger, perché soprattutto nei primi anni, erano gli anni in cui molti grandi editori in qualche modo volevano prendere questi blogger e sfruttarle un po', no? Il fatto che io poi le ho accompagnate in questo discorso di creare insieme un network e che io fossi un avvocato, le ho fatte sentire veramente l'orato, si sono tutte fidate, è il motivo per cui in poco tempo abbiamo creato il network di 300 food blogger. Abbiamo gli albumi adesso. Ecco, è stata bravissima, ha montato giustamente gli albumi. Non proprio montati al 100%, perché quando si vanno a incorporare all'interno di una massa più morbida, ma più corposa, devono essere semi montati, quindi non devono sgranare, ma devono semplicemente essere montati in questo modo, quindi non devono avere la difficoltà ad essere inglobati, anche se io dico sempre il primo
cucchiaio e mezzo, è quello a perdere, dove io vado semplicemente a mescolarlo con anche un po' di violenza e mi serve appunto per ammorbidire la massa. Hai capito. Ma che brava. Ecco, questa è una cosa che ho imparato nuova. Non ho mai, infatti non so mai fino a quanto montare, so che non bisogna montare troppo. Di dove deve essere poi integrato. Guarda che meraviglia, infatti. Sì, perché altrimenti appunto ti ritrovi con un albume che fa fatica a essere incorporato e quindi noi continuiamo a mescolare e si smonta. Si smonta. E questo è il motivo per cui aggiungi a poco, vero? Ecco, grazie, veri. Oggi ho imparato una cosa nuova, grazie. Bene, perché io lo faccio tutti i giorni. Ho imparato da lei. Sembra vero, ma non è così, state tranquille, non c'è pericolo, non voglio rubare il mestiere a nessuno, io faccio altre cose nella vita. E conduco anche in radio io. dobbiamo sbrigarci. Che ora sono? Abbiamo non lo so, l'una è... Prendo la teglia allora, inizio a prendere il piatto. E lì sotto, guarda che questo piatto che abbiamo scelto. La bagna devo aspettare ancora? Aspetto te? Sì, ma noi non possiamo, non so, mandare... Cosa facciamo? Possiamo mollare qua adesso? Non so, andiamo in pubblicità? No, assolutamente, ci mancherebbe. Allora, assolutamente. Ah, ecco, vero. Devi sapere che la nostra Ilenia Bazzacco, parlando di un nostro grande sostenitore, che è il caseificio Tomasoni, ha creato con i formaggi Tomasoni delle mini ricettine veloci, e vedrai una di queste che vi farà godere del formaggio Tomasoni come mai nella vostra vita. E anche quella di ieri e di domani. E così, tra ricordi e ricette, la nostra ospite Vatini Suvinol, che è venuta oggi a presentarci un po' di Thailandia, ma anche molta Italia, visto che sei una famosa food blogger italiana, con questo tiramisù andrà ovviamente a stuzzicare la fantasia di tutti quelli che sono appassionati del tiramisù, e sono tantissimi. Questa è un'altra delle tante versioni, al tè verde, al tè verde matcha, abbiamo praticamente sostituito la bagna del caffè con la bagna a base di tè verde, con un po' di zucchero, e ora facciamo il solito inzuppo, così si dice, dei savoiardi, quindi facciamo uno strato di savoiardi, uno strato di crema mascarpone, questa volta ce l'ha preparato la bravissima Ilenia. Allora io consiglio quando vi accingete a seguire la ricetta di un tiramisù, e se ci sono scritti 250 grammi prendetene 1,5 kg, perché metà va mangiata prima, perché non riesci mai a trovare praticamente la combinazione giusta di tutto. Capisci che ci vuole una frutta blogger. Io l'adoro. Ci vuole un chilo e mezzo minimo. Abbiamo fatto il secondo strato di savoiardi. Quante strati ne facciamo secondo te? Facciamo tre strati. Ma sì. Intanto usiamo questo tempo per raccontare invece che questo libro che la nostra Vatti sta portando in giro è un libro pazzesco, perché metà libro sono circa 150 pagine, è la sua storia. Finalmente lì ti sei sfogata, a parte le sorelle. Il sogno di scrivere il libro oggi è veramente concreto. La tua storia, una storia molto avventurosa. E poi invece l'altra metà, ovviamente, anche là si è scatenata Vatini, proprio perché ha esposto le sue foto, delle ricette, giusto? Ho messo insieme circa 30-40 ricette tra le più amate, diciamo, della cucina thailandese. Nel frattempo, ti chiedo scusa, facciamo vedere magari nel frattempo come viene finito, che dobbiamo scappare immediatamente dal sommelier. Ecco qui. Guarda,
guardate, questa è meravigliosa. Ed è una monoporzione. Vabbè, quello che volete sarà mezzo chilo, che Ilenia, come fai, se è una monoporzione. Noi andiamo ovviamente a capire qual è l'abbinamento perfetto per questo meraviglioso dolce, lo Sanetai. Rieccomi Ilenia. Rieccoci, un dessert oggi. Oh, ma è un dessert particolare. Un dessert particolare, una concessione sì. al tiramisù tradizionale, dove i biscotti, anzi i savoiardi, vengono sì. inzuppati con un tè matcha. Perfetto, diciamo che il tiramisù va benissimo quando si è giù di morale, no? Allora, molto tiramisù. Anche il vino? Il vino, pensa, Astoria, azienda della zona del Conegliano Valdobbiadene, sì. Ha pensato a uno spumante da abbinare al tiramisù e l'ho chiamato tiramisù. È fatto con 80% di glera, la stessa uva con cui si fa il prosecco, e poi 20% di moscato, vitigno aromatico che gli dona particolare dolcezza. Abbiamo circa 30 grammi litro di zucchero. Chiaramente con il dessert si richiede sempre un vino con residuo zuccherino. Ma in più abbiamo questa bellissima spuma che lo rende, diciamo così, molto molto piacevole già alla vista. Vedi questo perlage com'è rigoglioso, quindi vuol dire una buonissima presa di spuma che è durata anche 20 giorni, mettiamoci il naso e chiaramente si sente quella nota tipica di rosa, sì. particolare, di fior d'arancio, tipica del moscato, eh? Mentre i sentori olfattivi della glera, del prosecco, ricordano di più il fiore di Sambuco, ricordano di più la mela, la pera William, eccetera. Ma proviamo a metterci la bocca. Certo. Wow. Molto piacevole l'equilibrio. Buono. C'è quella giusta quantità di zucchero. Però dall'altra parte abbiamo circa 6 grammi litro di acido tartarico, acidità, quindi freschezza che ci ripulisce la bocca. Importante anche perché c'è una grassezza importante data la crema al mascarpone. E quindi mi richiede il vino anche acidità e un po' di sapidità per ripulirmi la bocca. Da abbinare semplicemente con un dessert? Sì, perché ha 30 grammi okay. litro di zucchero, quindi magari un dessert non particolarmente dolce come in questo caso, ma con una grassezza importante. E poi però... ricordiamoci che Alba Vite, settima edizione di questa iniziativa enosolidale, lo trovate sul nostro sito www.aisveneto.it. Ultimi giorni, eh? Ultimi giorni. A tra poco. Cin cin. A noi. Speriamo di essere riuscite, Ilenia e io, oggi a portare a casa vostra un pizzico di Thailandia grazie a questa meravigliosa ragazza che si chiama Vattini Suimol. Grazie. Naturalmente, a voi. Come seguitela. Vi abbiamo detto, non solo una food blogger ma anche un avvocato. Tra l'altro volevamo complimentarci perché finalmente adesso, è stato un anno importante anche perché adesso hai anche, sei entrata ufficialmente in uno studio sì, sì, legale. Sì, sono ufficialmente socia dello studio legale okay. di Bergamo. Sì, sì. Allora, senti, ma lei... visto che tempo di è brava. Ma lei è brava, grazie, non solo è brava, grazie, è bella, visto che è tempo di festeggiamenti, un piccolo pensiero per te, grazie. Questo è il tuo grembiule di Due Chiacchiere in Cucina, grazie. E non solo, perché visto e considerato che diciamo nel tuo paese si utilizza esclusivamente l'olio di semi sì. di arachidi, noi volevamo regalarti questo olio meraviglioso, questo è un olio eccezionale, testato extravergine di oliva, noi lo utilizziamo proprio di consuetudine, e questo è un grazie. Piccolo pensiero, quando lo utilizzerai per tuo marito, per la tua bimba, pensaci. Mi penserò, assolutamente, grazie, grazie a voi per l'invito, grazie a tutti. Ricordiamo, sì, ti passo anche questo, scusa perché grazie. Giustamente c'è anche questo lo porti a casa tu. Ce lo mangiamo? Ah certo, ce lo mangiamo sì. Volevo solamente ricordarvi che la nostra Vattini è presente appunto come blogger, la trovate su Instagram, eccetera.
eccetera. Cos'è? iFood? iFood è stato il portale di cibo, se no il mio blog a Thai Pianist, esatto. Basta digitare così. Oppure in onore del papà che era un pianista, giusto? Esatto, il papà naturale thailandese. Ma compratevi questo libro perché c'è una storia meravigliosa raccontata da una ragazza che ha il cuore diviso tra l'Italia e la Thailandia, una storia che ha molto commosso Ilenia, quindi commuoverà anche voi. È un libro da tenere sul comodino. Ecco. Grazie. E ricordatevi naturalmente che noi vi aspettiamo in cucina alla prossima. Vi vogliamo tanto bene. Siamo presenti anche noi nei social, così tanto per gradire. Ci volete. Ciao.